ai sindaci del nostro territorio, con i quali vogliamo fare un po' il punto della situazione. Abbiamo appunto iniziato con Como, passiamo al secondo centro più grande del nostro territorio, che è Cantù, e con noi il sindaco Alice Galbiati, che saluto e che ringrazio. Buongiorno, sindaco. Buongiorno Marco e buongiorno a tutti coloro che ci stanno. Un caro, aspetta, mi senti ancora? Sì. Ah, sì, ok, perfetto. No, ho avuto un problema io qua, non ti preoccupare. Allora, sindaco, intanto, sì, grazie di essere con noi, per fare un po' il punto della situazione, ma magari, iniziamo da quella che è in corso, che è l'estate canturina, giusto? Ci sono tante iniziative. Assolutamente. Vai pure, sì. Assolutamente sì, anche quest'anno diciamo, abbiamo avuto, ma avremo ancora, perché arriveremo fino alla fine di settembre, un'estate canturina molto molto ricca. Purtroppo l'inizio è stato un po' rovinato dalla pioggia, quest'anno dobbiamo fare i conti con un meteo particolarmente complicato, Eh diciamo sì, così. esattamente, Abbiamo proprio. dovuto annullare tutti gli eventi del primo weekend, insomma della prima settimana, perché appunto pioveva molto spesso. Però poi siamo partiti alla grande, abbiamo avuto dei bellissimi eventi molto apprezzati, la notte, la serata in bianco, quindi tutti vestiti in bianco a cenare in piazza per una bellissima iniziativa, una raccolta fondi per Cartellino Rosso alla SLA. Abbiamo avuto la notte bianca invece a Vighizzolo, perché come sempre cerchiamo di unire eventi in centro e eventi nelle frazioni. Ecco, infatti la cosa importante è Cantina. quella che voi cercate, anche quest'anno, avete cercato, sindaco, di ampliare, visto che ci sono molte frazioni, no, di andare, ha citato Vighizzolo, ma poi anche tutte le altre frazioni, no, di Cantù. Sì, assolutamente, perché Cantù è certamente il centro, ma è anche le sue frazioni. E quindi il messaggio che abbiamo voluto dare fin dall'inizio è che tutte le frazioni devono sentirsi parte della nostra città. Eventi sia estivi che per il Natale, perché anche quest'anno avremo un Natale ricco e vi dico che lo stiamo già studiando, per coinvolgere tutti i cittadini del centro e delle frazioni e di tutte le età, perché tornando agli eventi, abbiamo organizzato eventi per i più giovani ed eventi anche per chi ha una certa età. Ad esempio adesso iniziamo la pausa estiva di agosto, ma il 15 di agosto, ne approfitto per invitare tutti coloro che vorranno essere con noi, avremo ballo liscio in piazza, quindi per concludere in bellezza la giornata dopo la fiera. Perfetto, molto bene, esatto. Ci sono tante iniziative che riguardano questo mese di agosto e, come hai detto tu, sindaco, si va avanti poi fino a settembre. Tra le varie iniziative che il comune di Cantù continua a portare avanti, va sottolineato il fatto che avete dato e state cercando di dare una grande attenzione anche alle famiglie e a chi magari è un po' più in difficoltà. Ne avete stanziati di fondi, giusto, sindaco, per queste Sì, iniziative? parecchi. Anche quest'anno, anche con il bilancio di previsione, insomma, il nostro focus è sicuramente cercare di aiutare le famiglie. Noi ci siamo resi conto che con il Covid soprattutto, tante Infatti. famiglie, anche insospettabili di Cantù, quindi non stiamo parlando solo di stranieri che conosciamo, insomma, vivere momenti di difficoltà, ma anche italiani, anche canturini, si sono trovati in momenti di difficoltà economica. Il Covid ha veramente creato tanti problemi a livello sociale, ma anche proprio a livello economico. Non parliamo poi del rincaro dei prezzi. E quindi il nostro focus è sicuramente stato centrato, forse un pochino sbilanciato, se devo dire, guardando un po' il nostro bilancio, proprio per aiutare le famiglie. Quest'anno rinnoveremo ancora l'iniziativa del bonus bebè, che è stata molto apprezzata. E devo dire che insomma continueremo di questo passo perché ci siamo proprio resi conto attraverso i nostri servizi sociali, l'assessore Isabella Giorgi che sta facendo un lavoro eccezionale, consentimi di dirlo, ci siamo proprio resi conto che le famiglie hanno bisogno di noi. Beh, devo dire, non solo Isabella Girgi, aggiungerei anche un po' tutta la tua squadra, no? Sindaco, con i quali credo c'è un rapporto importante e anche di amicizia, al di là poi dell'aspetto professionale. Mi pare che ci sia questa cosa da sottolineare, concordi, no? Immagino. Sì, qui a Cantù siamo riusciti a creare una squadra che funziona, che lavora e che ha creato un rapporto che va al di là. Quello che noi ci diciamo sempre è qualsiasi cosa succederà, perché poi noi insomma tra meno di un anno scadremo, qualsiasi cosa succederà noi rimarremo amici indipendentemente dal continuare Certo. l'esperienza politica o non continuarla. Si sono creati dei rapporti veramente profondi e questo devo dire...
è venuto probabilmente nell'affrontare le difficoltà. Io veramente ho scoperto i lati più nascosti anche dei miei colleghi di giunta proprio quando ci siamo trovati nei momenti più difficili. Esatto, E questo beh, è il e di merito. momenti difficili, e come giustamente hai detto tu, ne avete anche passati, soprattutto il periodo del Covid, ricordo tanti collegamenti fatti anche con te, e anche lì la situazione a Cantù non è stata delle più semplici, poi ecco, forse è stato il momento peggiore, ma ne siete venuti fuori. E ancora qualcosa prima di lasciarti, che so che hai degli impegni, giustamente rispettiamo anche quelle che sono quella che è la tua scaletta quotidiana, sindaco, però vedo alle tue spalle nel collegamento il pallone di volley della Libertas Cantù, storica società di serie A2. Vedo la maglia del CC Canturino, un'altra società storica che rappresenta la tua città. E poi c'è ovviamente quella del basket. C'è tante cose che si può chiederti, ma soprattutto io credo che quella che i tifosi vogliono sapere è questo famoso palazzetto, questo nuovo progetto veramente bello che è stato presentato. Ci siamo finalmente? Possiamo dirlo? Sì, io, guarda, io l'ho sempre detto, io non sono scaramantica. Noi abbiamo iniziato questo mandato lavorando per portare a casa questo risultato. Ci abbiamo messo tanto perché la legge è complicatissima, qui lo voglio dire per l'ennesima volta, la procedura è complicatissima e Infatti. come ho detto ai tifosi alla festa degli Eagles devono essere orgogliosi della società e anche un po' del comune perché ci siamo imbarcati in questa impresa e siamo il primo comune in Italia ad essere arrivati a questo punto di applicazione della legge Stadi. Non c'è nessuno in Italia che è riuscito ad arrivare così avanti nell'applicazione di questa legge. Legge che prevede diversi passaggi burocratici, siamo dovuti andare in consiglio comunale 2 volte perché il progetto era modificato, in conferenza di servizi con tantissimi enti che hanno dovuto esprimere il parere del CONI, insomma una procedura veramente complessa. Adesso siamo al momento della gara pubblica perché essendo ovviamente un'opera di importo, insomma importante, stiamo parlando ormai di quasi 50 milioni di euro, tutti coperti perché il piano economico-finanziario l'abbiamo spulciato veramente con un occhio, visto il pregresso, insomma con un occhio di particolare attenzione. Siamo al momento della gara pubblica, è bandita, lo gestisce la provincia perché è sopra soglia, quindi l'importo è veramente importante, quindi lo deve gestire la provincia di Como. Entro la fine di settembre avremo le offerte, quindi vuol dire che quel progetto verrà offerto, diciamo, si presenteranno delle società, molto probabilmente ovviamente il proponente, quindi la società, poi forse altri, ma non lo sappiamo, insomma diciamo che il progetto è talmente specifico che lo riteniamo improbabile, ma tutto può essere, per realizzare quel progetto. Quindi io credo, e ripeto, non sono scaramantica, che entro fine anno potremo vedere veramente qualcosa muoversi Beh, in insomma, quell'area sindaco, abbandonata. è già una notizia importante. Dopo tanti anni i tifosi, ovviamente, come tu sai, so che sei andato appunto alla festa, da loro hai detto queste parole che ci hai ripetuto questa mattina. Lo vedo, lo vogliono, insomma, è una struttura importantissima, quindi ecco, con tutti i riti scaramantici del caso, ma è anche giusto, sindaco, che hai sottolineato la difficoltà però di arrivare a questo passo. Non è tutto scontato, non è facile dal punto di vista burocratico, corretto, giusto, sindaco? No, assolutamente. E tralascio tutta la parte dei gufi che ancora oggi sperano che quella cosa non vada in porto, No. perché ce ne sono, vi Ma assicuro che ce ne sono perché? in Ma tanti. perché, sindaco, questa cosa? Bisogna, credo, remare tutti nella stessa No, direzione. no, lo dico perché poi bisogna avere consapevolezza di come gira il mondo. No, infatti, no, beh, certo, certamente, però peccato, però vabbè, speriamo quindi che si riesca. Intanto saluto anche tanti nostri ascoltatori che sono con noi, Rosa, Giuliana, Agostino, Anna Maria, Giancarla, Marcello, Clara, Marinella, buongiorno a tutti, un saluto, sì, quest'oggi con noi il sindaco Alice Galbiati, collegata via Skype, perché ovviamente ci sono tanti impegni istituzionali, poi c'è anche l'impegno di mamma, vero sindaco? Diciamo questa. Anche quello è un bel impegno, diciamo che mi occupa tanto quanto. Ora ti dico solo questo per farti sorridere. Ieri avevo una video call perché eravamo collegati con un'azienda del Milanese per un progetto molto particolare. Io ero a casa e c'era la mia bimba che ovviamente voleva partecipare, no? Quindi io ho dovuto tenere video spento perché lei era praticamente dentro nella videocamera, continuava con i tasti a toccare, quindi riuscivo a parlare quando lei mi dava un attimo di tregua. Quindi sì, è complicato, è complicato, Stamattina ma non c'è la tua bimba, questa questa mattina è con la tata, poi arriva la nonna, insomma è tutto un lavoro
denaro di incastro. Come riesci a far conciliare queste cose, sindaco? So che appunto non è facile, perché poi c'è la professione, poi c'è quella di avvocato, poi c'è ovviamente il sindaco di una città importante come Cantù, e poi c'è la mamma, insomma, come si riesce? Tutto e Alice non c'è più, è tutto questo, Alice non c'è più. E tutto questo, Alice non c'è più, sì, una citazione. Non c'è più. No, riesco grazie a tanta pazienza e tanto amore da parte di mio marito, questo lo devo dire, perché se non ci fosse lui a sostenermi, a comprendermi e anche a venirmi incontro, perché ti dico anche questo, cioè noi abbiamo un'agenda condivisa dove io a inizio settimana gli dico: allora io questa sera non ci sono, tu non ci sei questa, allora come ci incastriamo di qui, dove la mettiamo mia, come facciamo, io arrivo a quest'ora quindi mi dai il cambio e esco io dopo. Cioè è veramente complicato, e se lui non fosse la persona splendida che è, io non ce la farei. Ecco, la bimba si chiama Mia, giusto? È corretto, sì. Vero? Ecco, esattamente. Allora, anche una parentesi personale, no? Con il sindaco, ma è giusto, Alice, è giusto, perché c'è anche quello, ovviamente. Non solo c'è anche quello. Esatto, non c'è solo l'amministratore pubblico, ma c'è anche appunto questo aspetto importante. A proposito di amministratore pubblico, torniamo a bomba, magari meno romantico rispetto a quello che hai detto della tua bimba. L'estate, sindaco, non è solo l'estate canturina, lo hai detto prima, che vi sta dando comunque soddisfazioni, ma e anche lavori, anche a Cantù, vero? Ce ne sono di lavori? Sì, assolutamente. Com'è la situazione? Com'è la situazione? Dico necessariamente in estate, perché chiaramente dobbiamo approfittare di questo periodo di minor traffico, anche se le vacanze non sono più sempre concentrate in agosto, benissimo, però non ci sono le scuole, quindi tutti i lavori necessariamente, anche per il meteo, anche sì. In questo periodo ci sta facendo un po' impazzire, anche per ragioni di meteo appunto dobbiamo concentrare i lavori sulle strade in estate. Abbiamo iniziato una sperimentazione di modifica viabilità del centro, io credo che stia funzionando molto bene, ho chiesto di avere riscontro ai miei cittadini, ho fatto apposta un video, io che non sono particolarmente avvezza a queste cose, però ho voluto fare un video per invitare i miei cittadini a darmi un riscontro. Esatto, l'ho visto anche, ecco, è vero, che riscontro hai avuto, sindaco? Allora, ottimo per quello che riguarda la modifica di viabilità di via Manzoni, voi sapete sì. Che Cantù, insomma, ha questa via che porta verso la piazza centrale in alto, certo. E fino a qualche settimana fa non si poteva raggiungere direttamente. Abbiamo ripristinato la viabilità come era tanti anni fa, tanti me lo hanno ricordato, io lo ricordo, e mi hanno anche detto: ah sì, avete scoperto l'acqua calda. Non è vero, cioè, sapendo che all'epoca funzionava, perché non ritornare? Io non ho problemi a tornare sui miei passi o riprendere una soluzione vecchia se funziona. Mm-hmm. Funziona, sì, il riscontro è stato ottimo, per cui mi sento già di dire che per via Manzoni la manterremo così. Stiamo ancora valutando via Roma, della quale abbiamo invertito il senso, però insomma adesso il vero test lo avremo con la riapertura delle scuole, però ripeto, abbiamo dovuto iniziare per forza in questo certo. Momento di calma, per capire e anche far abituare i canturini, perché vi dico, più di qualcuno mi ha detto: ah caspita, ero lì, stavo per svoltare e poi non mi sono reso conto perché l'abitudine mi portava a... È vero, via Manzoni e via Roma, quindi sono le strade maggiormente interessate, vero sindaco? Sì, sì, sono sì, le due principali. Abbiamo anche chiuso via Dante, anche è vero. Questa è un'arteria importante per il centro, perché collega appunto la piazza centrale con la zona di Pianella. La stiamo riqualificando, abbiamo approfittato di questa cosa perché stiamo riqualificando proprio il parco di Villa Argenti e lo stiamo riqualificando in maniera importante con la realizzazione di nuovi parcheggi, pochi ma che potranno comunque dare respiro alla zona, e abbiamo approfittato proprio per rifare tutta la strada e quindi anche lì necessariamente la chiusura, ma ripeto, il periodo non poteva che essere questo. Allora, siamo quasi al tempo limite, quindi per rispettare giustamente quelle che sono le tue esigenze, sindaco, chiudiamo, ti chiedo un'ultima cosa, immagino già, perché in parte forse ci hai già dato la risposta, però te lo chiedo, che cosa ti auspichi da qui a dicembre, al 31 di dicembre, qual è un obiettivo, un'ambizione che tu vuoi dire ai tuoi cittadini canturini? Ma allora, guardate, visto che stiamo avvicinandoci anche alla fine del mandato, a me piacerebbe tanto riuscire a portare a casa tanti di quegli obiettivi, quei cantieri che sono ancora aperti. Beh, il cantiere del cantiere è quello del palazzetto, giusto? Sì, beh, quello è il cantiere del cantiere, ma quello potrebbe...
potremo dire di essere soddisfatti quando sarà finito. Ci sono state troppe pose della prima pietra. È vero, hai ragione, sei sindaco, questo è vero, ci stavo pensando, è vero, queste cose, sì, vabbè, speriamo quindi con riti scaramantici di posarla una volta per tutte questa prima pietra. Sì, sì, infatti, quindi non faremo, lo dico già, non faremo grandi cerimonie, grandi feste, ieri abbiamo iniziato, no, perché quello non è giusto, è giusto festeggiare quando si conclude qualcosa, sì. E ricordo, mi fa piacere se ho tempo ancora di ricordarlo, sì, che sì. Solo la settimana scorsa abbiamo avuto l'onore di ricevere il ministro Piantedosi perché abbiamo inaugurato quello, ecco. Sì, un progetto che siamo riusciti ad iniziare e concludere in corso di mandato. In meno di 2 anni abbiamo ristrutturato un immobile di circa 600 metri quadrati, sequestrato alla mafia 27 anni fa. 27 anni fa, sì, sì, infatti. Entrato nel patrimonio del comune di Cantù 21 anni fa, e noi in 2 anni siamo riusciti a progettare la sua riqualificazione, fare i lavori, concluderli, inaugurarlo settimana scorsa, e adesso a breve diventerà la sede dell'azienda speciale Galliano, azienda, e qui ritorniamo dove siamo iniziati, azienda che gestisce i servizi sociali in maniera associata per Cantù e altri 7 comuni del territorio. E hai fatto bene a ricordare questa cosa, sindaco, perché in effetti è stato un momento significativo per la vostra città, per il territorio canturino, c'era anche il sottosegretario Molteni, ovviamente, che è canturino come te, c'era il ministro Piantedosi, il ministro dell'interno, quindi grande orgoglio, grande soddisfazione, ma soprattutto, ecco, giustamente, un risultato concreto. Portato via la mafia, dato alla città di Cantù. Bel risultato, sindaco. Sì, sì, sì. Restituito ai più fragili. È restituito ai più fragili, perfetto, va bene. Allora, e poi ovviamente facciamo i riti scaramantici per quello che è appunto quello che abbiamo detto prima, la vicenda palazzetto, perché giustamente il sindaco ha detto di pietre posate, ne abbiamo già viste, e anch'io da giornalista ne ho viste parecchie nel corso di questi anni. Grazie sindaco, ti lascio tornare ovviamente agli impegni istituzionali, ringraziandoti per la cortesia come sempre nei nostri confronti. Buon lavoro al sindaco di Cantù, oggi con noi Alice Galbiati. Ciao sindaco, grazie. Grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao.